Ciao internet! Come forse vi aspettavate che io facessi, eccovi il video su Volt 7. Un paio di disclaimer iniziali. No, non mi sono letto 8761 pagine in poche ore. Quindi se guardate questo video per cercare quali errori e o imprecisioni farò nel commentarvi il tutto il più velocemente possibile, quella che vedete di lì è la porta e se guardate fuori vedete anche un pezzettino della vastità di quello che me ne frega. Detto questo, probabilmente non arriveremo nemmeno nei singoli dettagli, ma perché? Perché nelle prossime settimane usciranno e altri probabilmente andranno a raccontarli, magari anche con altri video andremo ad approfondire alcune parti. Questo video serve a che cosa? Serve a dare una infarinatura di massima in pochi minuti su che cosa è Volt 7, cosa c'è all'interno, quali sono le implicazioni principali e cosa dovete sapere, o meglio, cosa non potete sapere rispetto a Volt 7. Quindi armatevi di pazienza, fatevi un buon tè o un buon caffè e iniziamo nel video lungo. Partiamo dall'inizio. Che cos'è Volt 7? Volt 7 è l'inizio di una nuova serie di documenti che WikiLeaks pubblicherà e che ha iniziato a pubblicare ieri 7 marzo del 2017. La prima parte di questa serie, quindi Volt 7 non è né il malware né tutto. Volt 7, cioè cripta numero 7, è semplicemente il nome della serie. Ok? La prima parte di questa serie, che è quella che è stata rilasciata nella giornata di ieri, si chiama Year Zero, Zero, anno zero, ed è composta da 8761 documenti, quasi tutti provenienti dal Center for of Cyber Intelligence di Langley in Virginia. È circolata per mesi all'interno dei contractor, degli subappaltatori, dei professionisti che giravano nel giro della CIA e mercato nero, e qualcuno l'ha fatta filtrare, questa e altre parti, direttamente su WikiLeaks. Da che cosa è composta? È composta da documenti della CIA, la Central Intelligence Agency americana. Documenti riguardanti principalmente tutta una serie di strumenti informatici per la compromissione di una serie di macchine e una serie di vari sistemi. Partiamo con ordine. Rappresenta principalmente la buona parte dell'intero arsenale tecnologico della CIA e fa parte, come dicevamo, del Center of Cyber Intelligence, cioè della parte di intelligence, dell'intelligence che si occupa della parte cibernetica. Quello che abbiamo come documenti è disponibile su WikiLeaks al link che, se faccio in tempo ad editare, dovreste trovare qui sotto, e se non faccio in tempo ad editare comunque trovate nella descrizione. Ed è composto di migliaia di file su diversi aspetti dell'arsenale. Partiamo con ordine. Innanzitutto, le prime cose che sappiamo è che i malware che sono stati sviluppati hanno come obiettivi iPhone, Android e un paio di altre cose. Mentre per iPhone e Android c'era ovviamente da supporlo, anche per gli ultimi iPhone ci sono all'interno tutta una serie di zero day, cioè vulnerabilità non ancora conosciute per iOS, anche se rappresenta una piccola parte del mercato totale. Ci sono almeno 24 exploit, 24 vulnerabilità non ancora conosciute per Android, già pronte ad essere utilizzate, quindi pronte ad installare un vettore di malware. Sappiamo che all'interno del Mobile Device Branch, cioè il settore della CIA dedicata alla gestione dei malware su dispositivi mobile, il software che viene installato, una sorta di novello Hacking Team on steroids, è in grado di trovare audio, testi,
parte di conversazioni e di accedere alla memoria ovviamente del telefono con tutto quello che c'è memorizzato, oltre che alle telecamere e al microfono. Wikileaks, il reparto marketing di Wikileaks ha iniziato un po' a essere preso forse dall'euforia con una serie di tweet particolari. Uno di questi diceva: ah, ecco, il malware della CIA è riuscito a rompere la crittografia di Signal, di WhatsApp e di Telegram. In realtà no, nel senso, se io vi dicessi sono riuscito ad ascoltare tutte le conversazioni che fate all'interno di casa vostra, voi mi dite: come hai fatto? Io vi dico: semplice, sono entrato in casa tua e mi sono messo in salotto, ho buttato giù la porta, mi sono messo in salotto e ti ascolto. Ecco, se quello che avete pensato adesso è grazie ai è esattamente quello che hanno pensato gli esperti di security a quel tweet. Sì, non si è bucato né la crittografia di Signal, né quella di WhatsApp, né quella di Telegram. Semplicemente si è riusciti ad avere accesso direttamente al device, e una volta entrati nel device, più o meno tutto quello che volete fare lo potete fare. Una delle cose interessanti, molto interessanti di tutto questo, è un po' differente, cioè riguarda due diverse parti. Uno, i televisori, e due, i veicoli. Altra parte estremamente divertente. Già, i veicoli. Perché i veicoli? Perché sembra che già dal 2014 l'NSA e la CIA fossero alla ricerca di una serie di vulnerabilità per il vehicle control system, i sistemi di controllo dei veicoli. Nella migliore delle ipotesi per installare un malware per intercettare anche sui veicoli, nella peggiore delle ipotesi abbiamo visto che cosa può succedere sui veicoli controllati a distanza. Hint: si possono far schiantare. Chiuso hint. L'altra parte estremamente interessante è che all'interno del leak troviamo uno di questi che sono, che credo che si chiami Weeping Angel, l'angelo che piange, fatto in collaborazione con l'MI5, quindi il servizi segreti di Sua Maestà Britannica, che ha come target gli smart TV della Samsung, accedendo direttamente alle funzioni multimediali, quindi anche al microfono delle smart TV, cosa che fa abbastanza paura. Dicevamo Android, dicevamo trucks, sì, veicoli, parlavamo degli attacchi remoti, di geolocation, ok. Un'altra parte ovviamente è il targeting per Linux, ancora più sofisticata. In questa parte c'è l'Automated Implant Branch, la divisione di impianti automatici. Impianti è il nome carino per dire il fatto che ti piazzo un malware dopo averti sfondato la macchina. Addirittura Assassin e Medusa sono nomi di due progetti che per Windows creano sistemi automatizzati per infettare le macchine Windows. Un altro dei branch, Network Devices, invece ha come target OS X, Solaris, Linux e tutta una serie di altri sistemi più di network, quindi router e le parti di device su cui passano dati più che personal computer utilizzati giorno per giorno. Ecco, un'altra delle parti interessanti a livello politico è che mentre Obama e tutta la sua amministrazione facevano grandi proclami a vasto pubblico per dire che no, le vulnerabilità non sarebbero state collezionate e gestite, in inglese hoarded, non sarebbero state collezionate, ma dopo un lasso di tempo sarebbero state divulgate per rendere più sicuro il mondo, in realtà il programma Year Zero dimostra come centinaia di queste vulnerabilità venissero comprate e tenute segrete proprio per utilizzarle all'interno di questi impianti. Quindi una grossa contraddizione tra quello che viene detto dall'amministrazione e quello che in realtà poi viene fatto nella pratica. Altra cosa interessantissima è il progetto Hive, un sistema evoluto di quello che avevamo conosciuto come Hacking Team, quindi sistemi client server con tutta una serie di server, tutta una serie di macchine virtuali per distrarre e non far vedere dove sono i command and control, cioè i sistemi che controllano i malware, e tutta una serie di malware che vengono piazzati in modo più o meno automatico.
L'altra parte interessante è il ruolo del consolato americano di Francoforte, che a quanto pare è sede del Center for Cyber Intelligence Europe, o CCIE, ed era la base con cui in cui venivano piazzati tutta una serie di operativi che potevano in questo modo girare liberamente con passaporto diplomatico e intanto installare i malware dove era necessaria essere vicini fisicamente al bersaglio per poterli installare. Quindi una copertura diplomatica per tutta una serie di operativi hacker, anche se hacker mi dispiace utilizzarlo in questo modo, agenti segreti della CIA infiltrati che tramite proprio questa base in Europa erano in grado con passaporto diplomatico di girare liberamente all'interno di tutto il territorio europeo. Si citano direttamente la zona Schengen e esplicitamente Francia, Italia e Svizzera. Una lunga parte del documento che poi vi linko è dedicata al fatto che il fatto di installare questi sistemi e di lasciarli attaccati alle macchine ha aumentato esponenzialmente i rischi direttamente che soffre l'intera infrastruttura di rete, già perché chiunque a questo punto è in grado di trovare dove sono stati installati i malware e teoricamente di accedervi utilizzando i contenuti del leak. Non solo, in realtà tutta una serie di problematiche sono ulteriormente esasperate dal fatto che tutti questi contenuti per gli americani non sono top secret, non sono secretati, ma sono anzi dissecretati. Perché questo? Per una serie di problemi politici. Il primo di questi, molto semplice, perché se no mettere in giro e lasciare in giro contenuto top secret o utilizzarlo fuori dalle autorizzazioni per il top secret poteva essere reato, e quindi per farlo utilizzare al numero massimo di soggetti all'interno di forze dell'ordine e polizia e servizi è stato dissecretato. In questo modo però, sfortunatamente, come dico spesso, non esiste un modo per creare una pistola che spara solo ai cattivi, non esiste un modo di fare in modo che i malware possano essere utilizzati solo dai cattivi. In questo momento, come è successo con Hacking Team, probabilmente tutta una serie di realtà in giro per il mondo che sono venute in possesso di questa documentazione stanno utilizzando gli stessi strumenti, le stesse armi digitali sviluppate dalla CIA per attaccare privati e altri tipi di governo. Una lunga parte poi di questo è dedicato all'evasione degli antivirus, tutta una collezione estremamente importante di metodologie e di software per fare in modo che tutti i contenuti non vengano rilevati direttamente anche dai team dedicati di Apple, di Microsoft, di Google, di Samsung, di Nokia, di BlackBerry e di Siemens. Vi sono poi tutta una serie di nomi in codice, il più importante che forse vi direi di andare a vedere è Hive. Hive è il Da Vinci della CIA, cioè il prodotto client server per gestire enormi moli di malware tutti assieme. Cosa fare adesso? Beh, per adesso poco niente se non rendersi edotti di che cosa succedeva e controllare. A breve suppongo che usciranno tutta una serie di strumenti per trovare delle firme e o tutta una serie di strumenti per eventualmente bonificare le macchine che dovessero rivelarsi oggetto di questo tipo di attacchi. Ancora una volta la battaglia è tra chi divulga più informazioni e chi prova a tenerle segrete. Cercherò nei prossimi giorni di aggiornare probabilmente il post sotto questo video con eventuali refusi che abbia poi ritrovato, che qualcuno più bravo di me abbia trovato nel video, ed eventuali integrazioni. Per adesso sono già passati più di 14 minuti, quindi grazie mille di avermi ascoltato sinora. Condividete questo video con chi pensate possa essere interessato e, come sempre, estate parati!